Se la regione toscana decide che il 50% delle spiagge devono essere libere attrezzate, il comune di Viareggio, come il comune di Lido di Camaiore, come tutti i comuni versiliesi e d'Italia o regionali, devono avere il 50% di spiagge libere attrezzate in ogni ambito comunale. Il comune di Viareggio ha quattro ambiti, quindi l'ambito Quindi smantelliamo il sistema turistico per lei? Diventiamo qualcosa di diverso dalla Versilia? Io non ci trovo attenzione. proprio il senso. Un dibattito acceso con qualche duro scambio di accuse, quello andato in scena nell'ultima puntata di Per Conto di mercoledì sera, dedicata al futuro delle concessioni demaniali marittime dopo la bocciatura della proroga al 2025. La difesa degli stabilimenti balneari e di chi ha fatto investimenti da un lato, la lotta per avere più concorrenza e spiagge libere dall'altro. Perché si sta chiedendo di avviare il procedimento di mappatura e velocizzarlo? Perché se io oggi vado dentro il SIDE, che è il sistema demaniale, dove digitalmente sono stati messi i dati delle mappature, ad oggi ci sono pochissime coste che sono state mappate. Tu non mi puoi continuare a raccontare che sulla spiaggia non ci debbano essere i servizi. Ti danno noia i ristoranti degli stabilimenti balneari? Bene, sono autorizzati, hanno licenze, autorizzazione e permessi per lavorare. Se si guarda dal punto di vista dei balneari, questo è ovvio che vanno a cercare dove c'è la spiaggia libera, dice date quella in concessione. Cosa si dà? Il Calafuria, gli scogli del Calafuria in concessione? Entro fine luglio il governo dovrà mappare le coste italiane e scrivere decreti attuativi per fissare, salvo sorprese, i criteri delle aste delle concessioni. Ma sui tempi ancora non c'è certezza. In questo momento, come Lega, stiamo chiedendo che si acceleri sulla mappatura e che venga convocato al prima possibile il tavolo interministeriale, perché questa è la cosa che dobbiamo fare, perché non solo dobbiamo portare avanti il tema della mappatura e andare a definire la risorsa e dire che non è scarsa, ma dobbiamo anche prepararci a un eventuale piano B, visto che qua ogni giorno ne viene fuori una.